Buongiorno a tutti. Eh, dunque, oggi parliamo di Tails e in particolare parliamo di come eh, procedere a, al flashing della USB stick, quindi tutti i passaggi per la verifica corretta del sistema fino alla preparazione della USB stick. Eh, questo perché ho visto che eh, alcuni eh, lo fanno in una certa maniera senza una verifica adeguata altri mi hanno chiesto appunto come farlo in modo eh, sicuro ehm, quindi oggi vi faccio vedere come lo faccio io come come creo la distribuzione test sulla usb stick nei video precedenti abbiamo visto i vantaggi dei test quindi oggi non, non parlerò di questo ma parlerò eh, di come farlo praticamente eh, quanto vado a fare è eh, sotto Linux quindi lo faccio sotto Linux e uso il sistema operativo direttamente c'è cioè un comando del sistema operativo per fare il flashing quindi non uso ballena etcher come alcuni usano eh, questo perché eh, questo mi va a creare un nuovo eh, strato di incertezza perché dovrei verificare eh, ulteriormente ballena etcher Invece, in questo modo, eh, usando il sistema operativo eh, Linux, eh, usando un comando sistema operativo, eh, vado a bypassare di usare sistemi esterni. Eh, quindi sono sul, sul sito di Tails, come vedete, eh, sono già nella pagina, ehm, vado nella pagina eh, di scaricamento del sistema, clicco su install from Debian Command Line qua e eh, quindi arrivo a questa pagina qua dunque eh, per prima cosa ovviamente bisogna eh, scaricare il l'immagine il, eh, quindi vado qua e eh, vado a prendermi eh, l'immagine e la scarico localmente scarico localmente l'immagine che io comunque avevo già scaricato scarico il file della firma ok molto importante e poi eh, dunque ho scaricato il file della firma a questo punto torno in questa pagina in quanto mi devo scaricare la eh, chiave pubblica scarico anche quella ed eccola qua adesso uh, come di consueto uh, vado a importare questa questa chiave pubblica andiamo a vedere ecco qua dunque adesso uh, io cosa mi trovo a questo punto mi trovo questo uh, quest, queste, questi file mi trovo il file dell'immagine il file della firma e la chiave la chiave l'ho già importata in gpg eh, adesso posso fare la verifica della firma, quindi faccio gpg-verify tails md64.signature. Ora lascio che faccia la verifica. Qua è normale che impiega un po' di tempo per farla perché comunque eh, come vedete il file dell'immagine è un po' grossettino. Quindi aspettiamo un momento che lo faccia ecco qua ok quindi ho fatto la verifica della firma adesso mi dice che la firma è eh, corretta eh, ed è stata usata eh, la fingerprint eh, questa qua quindi come al solito abbiamo la conferma della verifica della firma ma non sappiamo eh, non abbiamo certezza se la chiave pubblica usata per firmare sia quella sia vera sia effettivamente appartenente a chi dice di essere quindi in altri casi abbiamo visto che questo si può eh, verificare tramite una sorgente terza per esempio con Electrum siamo andati eh, a trovare un video dove c'era lo sviluppatore che mostrava la sua chiave pubblica la sua fingerprint qua non abbiamo questa possibilità eh, tuttavia eh, come suggerisce il sito stesso eh, C'è la possibilità di andare a prendere eh, il Debian K-ring, quindi lo facciamo. Allora, la prima cosa da fare è eh, installare il Debian K-ring. Ok, questo che io avevo già installato, e adesso vado a prendere la chiave eh, pubblica di Chris Lamb da questo keyring ring eh, in quanto ehm, questo Chris Lamb è un sviluppatore Debian eh, che ha certificato appunto questa chiave pubblica che è stata usata da Tails eh, per la verifica del pacchetto Tails, dell'immagine Tails, quindi faccio GPG meno meno keyring uguale user share keyrings key Debian keyring.gpg meno meno export chris at chris meno lamb.co.uk pipe gpg meno meno import quindi cosa ho fatto ho fatto che ho preso dal keyring debian che è quindi degli sviluppatori debian quindi è un keyring che contiene le chiavi degli sviluppatori debian sono andato a prendere la chiave di Chris Lamb okay, e l'ho esportata da questo keyring per importarlo nel keyring locale. E quindi a questo punto vado a verificare eh, cosa ho preso ed ecco qua che mi trovo la chiave di, ehm, di questo eh, Chris Lamb. Quindi ho fatto praticamente quello che eh, viene indicato qua adesso devo lanciare questo comando eh, per fare in modo di verificare, eh, quindi la, eh, ehm, di, di verificare la certificazione di questa fingerprint quindi lancio questo comando ecco qua, quindi andiamo a vedere cosa viene fuori eh, vediamo questo output in particolare vedo questa riga qua okay, che mi certifica eh, che mi dice che eh, appunto Chris Lamb ha eh, certificato eh, la, quindi la chiave che è stata usata appunto per la firma, cioè praticamente in pratica Chris, Chris Lamb ha certificato che eh, questa eh, chiave che è stata usata per la firma dell'immagine di TES è effettivamente corretta quindi in questo modo diciamo abbiamo un terzo che è uno sviluppatore di Debian che mi certifica la chiave pubblica e quindi eh, la chiave pubblica è genuina quella che ha generato eh, quella che abbiamo usato per verificare la firma e quindi adesso siamo sicuri che eh, l'immagine di TES che abbiamo scaricato è effettivamente genuina e non è stata modificata Ok, quindi le verifiche le abbiamo fatte, adesso ho eh, infilato la um, USB stick. Allora dovete stare attenti quando andate a inserire la USB stick uh, su cui volete andare a creare la vostra TAILS, di essere sicuri a quale device corrisponde. In questo caso uh, la mia è il device uh, SDB, quindi se io faccio FDISC. minuel barra dev barra sd eh, adesso mi fa vedere come vedete l'sd a1 che è il disco di sistema e l'sdb2 qua mi dà degli errori perché è, un, è una chiavetta che ho recuperato quindi è giusto che mi dia questi errori e comunque vedo che è la, il device sdb quello che mi interessa quindi adesso non vado a fare il flash usando Balena Etcher perché a questo punto dovrei andare a verificare questo software di terze parti e non è, eh, non è del tutto semplice perché eh, si fa fatica a trovare le, le firme e le checksum. Quindi vado a fare la, eh, eh, il flash della USB-ST attraverso un comando di sistema, quindi uso eh, DD. Quindi quello che vedete, quindi con questo comando cosa faccio? Lancio DD eh, che prende come input il file dell'immagine, come output il device SDB che è la mia USB stick e poi eh, do dei parametri aggiuntivi tra cui lo status della, eh, della, della procedura. Quindi lancio questo, questo comando ecco come vedete adesso lui sta facendo praticamente quello che avrebbe fatto balena Etcher, solo che lo sto facendo con questo comando di sistema linux quindi prendo l'immagine e la copio sopra la usb stick adesso semplicemente devo lasciar terminare questa operazione e alla fine avrò il mio usb stick pronto a partire quindi facciamo un piccolo riepilogo cosa abbiamo fatto abbiamo scaricato tails Abbiamo scaricato il file della firma e abbiamo scaricato la chiave pubblica eh, che ci serve per verificare la firma. Abbiamo fatto la verifica della firma, la verifica della firma era eh, positiva, eh, tuttavia non avevamo la possibilità di sapere se la chiave pubblica che abbiamo usato per la verifica della firma fosse effettivamente genuina, quindi abbiamo preso. La chiave dal keyring degli sviluppatori di Debian, in particolare la chiave di Chris Lamb, e eh, abbiamo visto che eh, egli ha verificato eh, quella chiave pubblica e quindi siamo sicuri che quella chiave pubblica appartiene effettivamente al team di Tails. Quindi, tutto così facendo, siamo riusciti a fare la verifica eh, finale del nostro, eh, della nostra immagine che abbiamo scaricato. A questo punto, abbiamo deciso di non usare. Ehm, balena etcher per non avere un terzo elemento eh, da dover verificare un terzo elemento esterno quindi abbiamo usato gli strumenti del sistema operativo quindi abbiamo usato dd abbiamo lanciato questo comando questo comando prende eh, l'immagine il file dell'immagine e lo ehm, va a scrivere sul nostro device quindi adesso andiamo a terminare questa operazione come vedete è in progress quando sarà finita questa operazione mh, semplicemente la vostra USB stick sarà pronta e eh, semplicemente dovrete spegnere il computer, infilare la USB stick nella porta USB e far partire il computer, andare nel BIOS. E nel BIOS dovete eh, fare in modo di eh, settare come device di boot, primo device di boot, la chiavetta USB. A questo punto eh, subito partirà Partirà il sistema operativo TES direttamente letto dalla USB Stick. Eh, questo sistema che vi ho mostrato è forse un po' più laborioso, ma vi permette di essere sicuri di quello che andate a lanciare, è molto importante perché dopo con questo eh, sistema operativo andrete a fare delle operazioni delicate, quindi è importante che sia tutto verificato. Spero di essere stato d'aiuto e ci vediamo la prossima volta.